Ciao Daniele, ti ringrazio per il tuo commento e ti rispondo con questo sfondo che rappresenta idealmente una comunità energetica. Premesso che purtroppo le truffe in Italia ci sono e non sono colpa né mia né tua, non riesco a capire perché l'opportunità di una comunità energetica ti sembri inutile e costosa. Mi spiego meglio. Oggi il costo dell'energia, è inutile nascondercelo, ha raggiunto dei prezzi folli. Quest'oggi una compagnia elettrica ha telefonato in ufficio a una mia collega e le hanno proposto di fissare il prezzo della luce a 18 centesimi al kilowattora. Tanto per darti un parametro di riferimento, se non te lo ricordi, prima del lockdown l'energia la pagavamo 5 centesimi al kilowattora, quindi è quasi 4 volte quello che costava solo pochi anni fa. Detto questo, a cosa serve la comunità energetica? Serve a fare in modo che tra i vari soggetti della comunità stessa si condivida l'energia prodotta da uno o più impianti fotovoltaici in maniera tale da essere indipendenti almeno all'80% dalla rete locale dell'energia. Se ci rifletti, l'opportunità di dare anche a chi vive in condominio e non ha grandi spazi per installare il proprio fotovoltaico ad essere indipendente, questa possibilità, a mio modesto parere, è molto interessante. Tant'è vero, aggiungo questo, che ad oggi sia i governi sia le istituzioni hanno fatto di tutto per bloccare lo sviluppo delle comunità energetiche. C'è voluta la Comunità Europea che ha stabilito questa normativa per problematiche di approvvigionamento del gas e di altri aspetti, a far sì che anche il governo italiano fosse, tra virgolette, obbligato a far uscire sti benedetti attuativi alla legge per permettere l'attivazione anche a soggetti privati di comunità energetiche. Quindi è un'ottima opportunità. Comunque sono qua per sentire la tua e per sentire anche i pareri di tutti gli altri che volessero partecipare. Un saluto a tutti da Marco Fai, al tuo esperto del fotovoltaico. Ciao e buona serata!